te. Allora, il film in realtà nasce dal rapporto con un territorio che è quello del Pollino, no? È un territorio che mi è caro, che è al confine tra Calabria e Basilicata, una montagna che ho frequentato tanto e che quindi ti confesso credevo di conoscere bene. In realtà non sapevo, non mi ero accorto che questo paesaggio straordinario nascondeva un paesaggio interno, cioè un paesaggio sotterraneo. Quindi scoprire dopo anni e anni che la frequentavo e che avevo amicizie, che qua e là nella montagna c'erano, come dire, delle botole, degli ingressi per entrare in un mondo altro, in un mondo sotterraneo, ecco, scoprire che un luogo intimo in realtà ti nasconde dei segreti è stata una sorpresa. E questo mi ha affascinato, come del resto scoprire che amici cari di quel territorio erano speleologi. Perché lo speleologo non fa molta pubblicità, non pubblicizza molto le sue esperienze. Quindi è un po' un segreto. Ecco, venire a conoscenza di questo segreto della montagna e di questa comunità di speleologi mi ha affascinato, ho cominciato a provare a entrare, anche con un po' di timore. E la grande grotta del sud Italia, e che allora tra il 61 e il 62 era addirittura la terza grotta più profonda al mondo, è l'abisso di Bifurto che si trova sul Monte Sellaro, a metà strada tra Cerchiara di Calabria e San Lorenzo Bellizzi. Ecco, quindi è la grande sfida entrare lì dentro, quindi dopo un po' di pratica ho cominciato a entrare. E lì poi ho cominciato a conoscere la vicenda di quella grotta e tra l'altro mi è capitato di incontrare in un campo speleo, ormai ottantenne, Giulio Gekkele, torinese, che era l'uomo di punta di quella spedizione. Quindi sono stato con lui, mi ha raccontato e piano piano questa storia è diventata sempre più interessante. È chiaro che questo rapporto tra questa esplorazione della montagna, del paesaggio e questo personaggio che sta all'esterno, questo rapporto è stretto, è importante, no? Importantissimo. Ti posso dire che, guarda, il movimento speleologico moderno nasce con la Francia, con la speleologia francese, la speleologia italiana ha guardato con grande ammirazione la speleologia francese. E c'è un geologo, tra l'altro, François Leberger, c'è stato un geologo che era il presidente della Società Geologica Francese, quindi uno scienziato che ha scritto un libro bellissimo, Le Mystère de la Mémoire, abbastanza introvabile adesso. E lo scrive tra il 45 e il 46, cioè appena uscito da un campo di concentramento dove ha trascorso 5 anni, dal 40 al 45, questo geologo francese per 5 anni è in un campo di concentramento e quindi per 5 anni non può fare il geologo perché è in una baracca di legno assieme agli altri. E quindi non può visitare crateri, non può visitare forre, non può entrare in canyon, non può entrare nelle grotte, non può fare il geologo. E per 5 anni decide con la geologia di indagare se stesso, cioè di utilizzare se stesso come interno, come cavità e interrogarsi. Ecco, questo libro, Le Mystère de la Mémoire, che è costruito su questo viaggio interiore, è stata una guida molto importante per costruire un rapporto tra la montagna e questo vecchio, no? Tra l'interno della montagna e l'interno del vecchio. Io sono nato a Milano. Quindi sono milanese, sono cresciuto lì, ho studiato lì, mio figlio vive a Milano e la Calabria è un altro però pezzo importante della mia vita perché sia mia mamma che mio papà sono calabresi, quindi la mia vita si è divisa, certo molto più tempo a Milano per gli studi, la scuola, il lavoro, però la Calabria è stato un pezzo importante, forse nonostante, come dire,
Io sono stato in un intervallo minore in Calabria, di tempo, però è forse più importante, perché è un territorio intensissimo, fortissimo, emozionante. E questo forse è il primo film che faccio dove compare il nord. I film che ho fatto sono, li ho girati tutti al sud, che era il luogo che io sognavo sempre da piccolo, e quindi alla fine è diventato il luogo dell'immaginario, anche il mio cinematografico. Però questo è il primo film in cui metto insieme in qualche modo questi due luoghi, e quelli raccontati, cioè gli anni della spedizione, sono gli anni del boom economico, che non è solo italiano ovviamente come fenomeno, è un fenomeno europeo, da noi viene chiamato proprio boom economico. E sono anni in cui l'Europa, ovviamente l'Italia in particolare, ha bisogno di rialzare la testa. Il dopoguerra è stato lungo, è stato difficile, e finalmente sembra che il benessere sia alle porte, stanno cambiando tante cose, la società sta cambiando, le tecnologie stanno cambiando, le città cominciano ad essere veramente tutte illuminate e c'è questa voglia anche di visibilità, è arrivata la televisione, quindi un nuovo divismo, l'ascia raddoppia, il divismo per la persona comune e c'è questa voglia appunto di andare anche verso l'alto, non solo verso la luce, allora, il Pirelli. Stiamo salendo verso i 132 metri dell'altezza del grattacielo Pirelli, Milano. Ho visto uno che puliva i vetri. Mi piace vedere gli altri che lavorano dietro i vetri, dimenticandosi che anche lui stava lavorando. C'è questo bisogno di andare verso l'alto e anche del sud che sale al nord. Mio padre sale in quegli anni, mia madre lo raggiunge poco dopo e milioni di meridionali come lui vanno. Questo viaggio della speranza va in questa direzione, dal basso verso l'alto. Che questi ragazzi facessero il movimento contrario, no? Che prendessero un treno vuoto per andare al sud e che una volta arrivati lì andassero ancora più in basso e che in un'epoca della visibilità dell'esposizione loro scegliessero invece il buio e che alla fine non raccontassero a nessuno questa storia perché questa storia è sconosciuta, ma non perché, come dire, non ha avuto successo, perché non l'hanno raccontata. Ecco, questa è una cosa molto affascinante, devo dire. In un'epoca la nostra dove si racconta tutto, altrimenti non è esistito nulla. Ecco, mi è sembrato un controracconto in tutti i sensi di quell'epoca. Abbiamo per un attimo pensato a infiltrare qualche attore, qualche professionista, poi abbiamo subito desistito dall'idea perché c'è un modo di stare tra di loro, degli speleologi, anche all'esterno, anche quando non sono in azione, che è inimitabile, è dovuto da anni e anni di permanenza in grotta, sono abituati ad attendere, a non essere molto protagonisti. Anche in grotta, dove per lo più tu hai una luce frontale con la quale illumini, cedi un po' il passo, è come se rinunciassi un po' al tuo protagonismo. E quindi questo è un po' in contraddizione con il fare attoriale, e quindi abbiamo deciso di scegliere proprio degli speleologi. Non era facile trovare dei giovani, perché la speleologia scoraggia molto, non dà molta visibilità né soddisfazione. E quindi insomma era difficile trovare dei ventenni, quindi abbiamo anche un po' alzato l'età e soprattutto dei ventenni che sembrassero già degli uomini fatti come negli anni 60 accadeva. E quindi ho girato vari campi spelio, soprattutto del nord, per cercare appunto degli interpreti che potessero avere un suono dell'accento in contrasto con il sud, perché a dispetto dei microfoni che sono messi non a favore dell'oralità umana, in realtà ci sono molti dialoghi anche tra i pastori, e quindi però vengono ascoltati come ci ascolta la natura o come noi ascoltiamo la natura, sono come dei suoni, non come dei, con dei significati, insomma.
e quindi era importante in realtà che avessero questo accento, questa sonorità del nord. E abbiamo cercato di non dargli delle indicazioni di interpretative, perché era importante per noi che dessero la parola alla grotta e, come spesso ci piaceva dire, non ci interessava tanto la loro reazione nell'esplorazione, ma la reazione della grotta al loro ingresso, e quindi che attraverso la loro luce facessero cambiare espressione alle pareti, che cambiano molto, appunto, sono molto cangianti a seconda di come vengono colpite dal loro fascio luminoso. E loro sono stati al gioco.